Questa edizione si apre con degli aggiornamenti sul delitto di Via Varchi, un quadro di violenza inaudita, quello che emerge dall'autopsia dei corpi della 35enne Sara Ruschi e della 76enne Brunetta Ridolfi. Autopsia eseguita dall'equipe guidata da Mario Gabrielli. Serviranno poi ulteriori 90 giorni per avere altri dettagli. E anche la prossima notizia si ricollega al delitto di Via Varchi con una fiaccolata per dire no alla violenza sulle donne e ricordare dunque Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, le due vittime del duplice omicidio. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 19 aprile a partire dalle 21 con ritrovo in piazzetta Logge del Grano. L'evento è promosso dall'associazione Pronto Donna e dal quartiere di Porta del Foro. E ancora la cronaca con un'altra notizia. Proseguono le ricerche dell'ottantenne che nella notte si è disperso nei boschi della Chiassa Superiore. Sul posto, vigili del fuoco del comando di Arezzo, presente anche il reparto cinofilo. E nella giornata di ieri si è alzato in volo anche l'elicottero Drago per poter ovviamente dare il proprio contributo nella fase di ricerche. Questa è al momento la nostra ultima notizia. Per continuare a rimanere informati, seguite Teletruria.